Mariotti, Gazzetta dello Sport, un'altra partita negativa, un risultato che fa male e una classifica che adesso può diventare pericolosa. No, più che la partita, secondo me abbiamo regalato il primo tempo, perché nel secondo tempo la reazione c'è stata, quindi siamo vivi. Dispiace per il risultato, però l'unica medicina è il lavoro. Dobbiamo cercare quanto prima, tutti insieme, uniti, di invertire questa rotta. Il mister alla vigilia aveva predicato maggiore attenzione e invece purtroppo ancora una volta ci si è fatti sorprendere da una situazione che poteva essere evitata. Sì, dobbiamo lavorare su questo perché comunque le partite le prepariamo, ognuno di noi in campo sa quello che deve fare. Prendere un gol dopo 2 minuti così sicuramente non conta la tattica, ma più l'attenzione e la concentrazione. Per cui dobbiamo cercare di preparare le partite quanto prima possibile, nel migliore dei modi. E come ho detto prima, iniziare a fare il risultato perché adesso è quello che conta più di tutto. Adesso avete 15 giorni vabbè, c'è la sosta sabato, quindi avete 15 giorni di tempo per lavorare e soprattutto a livello di concentrazione, perché è apparsa la squadra in difesa che faccia fatica un pochino a tenere la concentrazione, soprattutto per i 90 minuti, perché poi avete avuto un secondo tempo. I primi minuti del secondo tempo, insomma, che avete messo quasi sotto il Como. Ma non penso sia un discorso di difesa, ma più di mentalità. Perché comunque la squadra è viva, perché altrimenti non si fa un secondo tempo così, ma non di inerzia, di preparazione alla gara, perché nel secondo tempo abbiamo messo in atto le richieste dell'allenatore, per cui è un discorso di ognuno di noi, e ognuno di noi deve trovare la forza di ribaltare questa situazione, perché penso che all'interno di questo gruppo ci sono tanti giocatori esperti, ognuno di noi in passato ha passato questi momenti, per cui con la massima serenità, la giusta unione, dobbiamo cercare di ribaltarlo. Tu che conosci l'ambiente bianconero forse più di chiunque altro, a parte Bellucci che vive ad Ascoli, che ti sentiresti di dire ai tifosi in questo momento che praticamente vanno un po' contestati, giustamente diciamo perché quando ci vuole, no? La situazione, la classifica è pericolosa, tutto quanto, però che ti senti di dire guarda quasi da capitano, no? Anche se in questo momento non Ma lo sei. cosa mi sento di dire? Normale il malcontento da parte loro, perché comunque ci sostengono sempre, anche fuori casa. Però in questo momento qui bisogna restare tutti uniti, perché il campionato è ancora lungo. Abbiamo bisogno di un applauso in più e un fischio in meno. Cioè, mi sento di dire questo come consiglio, però ci sta da parte loro il malcontento. Grazie Grazie a tutti.